guardiamo cosa c'è qua dentro. Guardate, Davide. Davide. Oh, i colori dell'autunno. Wow. Poi, oh, guardiamo quanti altri colori ci sono. Fantastico. Oh, guardalo. Grazie. Oh, questa è la tua mano. Bella. Aspetta. Aspetta che mettiamo tutto di qua. Poi guardiamo. Oh! È l'albero che hai fatto Natale. La neve con il cotton fioc. Aspetta che ecco, li faccio vedere. Poi il bosco. Wow, una rappresentazione fantastica, amore mio. In viaggio con... Ah, il viaggio con il Dallara. Proprio questo non l'hai fatto, amore. Perché... Vediamo. Eh sì. Stati carini, ma qua tu non hai partecipato. Anche perché eri sempre malata quella settimana qua. Però sono state molto gentili. Te l'hanno dato anche a te. Oh, siete andati a vedere una tartaruga, che bello. Allora, qui per privacy ci sono altri bimbi, quindi non ve lo posso far vedere tutto. Oh, comunque fa ridere perché anche io avevo una tartaruga un tempo. Mi è durata credo 6 anni, poi è morta, poverella. Le api e l'alveare. Oh, ma tu non ci sei neanche in una foto, però. Secondo me... Bravo. Secondo me perché in quelle settimane qua, state le settimane in cui eri a casa ammalato, sicuramente. Se no ci saresti stato. Vediamo se c'è... Qua. Sì. C'è ancora qualcosa. Che cos'è? Cos'è? Ah! Mi stavi disegnando la neve qui? O stavi mangiando la pittura? Mamma mia! Sei stupendo! Sei stupendo! Ancora! Ancora? No, basta! Vuoi un po' di prosciutto cotto? Mm? Vuoi un po' di prosciutto cotto? Sì! Sì? Ok, manda un bacio a tutti. Manda un bacio a tutti. Qua, amore. Niente. Cosa vuoi prendere, amore mio? Il biberon con l'acqua? Vuoi l'acqua? Sì. Dai. Qui, raga, nel piatto il mio compagno si è mangiato una pizzetta prima. Ma che faccina fai? Dopo andiamo a fare il bagnetto, amore? Come no? Sì. Sì, eh. Hai sudato oggi, hai giocato tanto. Mamma. Oh, cosa vuoi? È rosso. Cosa vuoi? È rosso. No, non ho capito, cosa che vuoi? È rosso. Il ciuccio? Sì. Ma sei grande. Basta. Allora, stasera faccio le polpette. Io ho pensato di fare qualche pisellino come contorno e... Dimmi, Davide. E un po' di insalata dopo. Poi, ragazze, stavo guardando perché devo sistemare la camera dei bambini, volevo prendergli una libreria. Pensavo di prendere o questa, che onestamente non mi convince tanto perché a me a livello estetico piace più questa. Però adesso devo vedere un attimino le misure, perché la metterei praticamente tra i due letti, Thomas e Noemi. E questa sarebbe la scrivania che vado a prendere a Thomas.
alla fine la noi ce l'ha già in sala, quindi non ne ha bisogno di un'altra. Io non so se voi uno di questi tre lo avete, vabbè, a parte la scrivania, questa ad esempio ce l'ha anche mia mamma, quindi so già la misura e quant'altro, però se vi trovate comode con questa o questa qui. Io tra le altre cose ho preso da, come si chiama, mamma mia, Temu, ho preso questi contenitori che vi faccio vedere, in modo che Thomas o la Noe, adesso vediamo chi dei due, possa appoggiare dentro i suoi libri, tutte le sue cose di scuola e metterlo sulla scrivania. Ora vi faccio, per darvi un'idea, capire dove vorrei metterli. Praticamente qua. Allora, raga, qui mi dovete scusare, ma i letti dei bambini non sono stati fatti, perché non essendoci, preferisco lasciarli i letti a prendere aria. Comunque io pensavo di metterglielo qua in mezzo, che dove loro si sono, tra virgolette, sistemati i loro led, che poi questi verranno staccati, sperando che non rovinino il muro, e messi in quell'angolo qua. Qui, ragazze, alla fine ho lasciato alcune cose che devono... qui ci sono giochi, mica giochi, pennarelli, che... qui vestiti vecchi di Noemi, che poi li devo buttare. Qui ci sono loro giochi, appunto, altre cose di scuola che secondo me sono vecchie anche di 3-4 anni fa, per intenderci. E qui andrebbe poi dopo la scrivania di Thomas e, insomma, poi da qui all'armadio dovrebbe avere il suo spazio. Allora, raga, io forse mi dovrei vergognare a dire che sono ancora in alto mare con la loro camera, ma veramente avevano un sacco di roba. Ma davvero tanta, io ci ho messo giorni, fai la cernita, non fai la cernita, in alcune cose sono stata titubante, gliele lascio, gliele tolgo, gliele metto, gliele disfo, gliele smonto, quindi 3-4 scatoloni, mamma mia, ragazzi, praticamente devo vedere se la ragazza mi pulisce le unghie qua sotto, perché si deposita un sacco di monnezza, o me lo tolgo io da solo con la fresa, adesso vediamo un attimino, perché mi dà fastidio. E cosa stavo dicendo? No, io mi perdo in un bicchiere d'acqua. Comunque, sì, ho perso tanto tempo, però me la voglio prendere con calma, perché i lavori fatti per bene si fanno con calma. Vero anche che non posso metterci un mese, però insomma ci metterò il tempo che ci metterò, perché poi, come vi ho già detto, qui ci sono 3 scatoloni di cose che dovrebbero per me andare buttati, ma... devono sapere loro se li utilizzano o non li utilizzano, sti quaderni di che classe sono, perché poi li ho aperti, ma non c'è scritto se sono della prima, tipo di Noemi, se sono della prima, della seconda, della terza elementare, Thomas se sono della prima media o se sono adesso che ha fatto la seconda, non lo so. Quindi dovranno venire e vedere loro quando farli, tra l'altro, più che quando farli, volevo dire buttarli. Tra l'altro, allora, ancora non avevamo, scusate, giro pisanini, deciso quando farli tornare, però ho chiesto di farli tornare praticamente la settimana del 17 luglio, perché si sarebbe liberato, scusatemi, si sarebbe liberato in quella settimana lì un posto per farli mettere a posto il dente, e quindi ho chiesto se potevano rientrare prima. E così, insomma, gli faccio mettere a posto il dente, che tra l'altro il dente che poi gli si è rotto si è anche spostato, nel senso che sta andando sopra quell'altro. Quindi io non so se poi gli faranno mettere un apparecchio per mettere a posto quella situazione qua, perché poi ogni giorno sembra che si aggrava sempre di più. Quindi niente, dovremmo fare anche quel lavoro qua. E niente, ragazzuoli, io finisco di preparare la cena. Ci vediamo, non so se dopo o domani mattina. Del ciucciolo. È buona la brioche, Davide? È buona? Andiamo a scuola stamattina?
Sì, per giocare con i tuoi amici. Stamattina abbastanza interdetto, Oliver. Scusate, ho sentito il cane di mia suocera abbaiare, si vede che deve essere arrivato qualcuno di prima mattina. Siccome vengono le infermiere dall'ospedale a fare delle punture alla nonna, magari è arrivata. Mamma mia, stamattina ce la siamo presa un po' comoda, vero? Nel lettuccio. Sono le 7:20, noi siamo svegli da poco. Non ho fretta di portarlo al nido, siccome non vado a lavorare neanche stamattina. E di conseguenza, niente. Siamo rimasti a letto un pochettino di più stamattina, vero? E niente, ragazzi, stamattina devo sistemare assolutamente tutte le bacinelle di panni che mi si sono accumulate in questi giorni. Oh! E quella tosse? In questi giorni qua vi vado a mettere a posto e niente, poi vediamo cos'altro fare. Davide, sei pronto? Sei pronto? Sei pronto? Allora ragazzuole, scusate la situazione, ma qui sono andata a toccare i brufoletti purtroppo perché non riesco a star ferma, quindi la situazione si è aggravata. Io ho fatto un po' di cose in casa, poi ho portato mia mamma a fare dei giri, sono rientrata, mi sono ricambiata perché mi sono messa insomma i miei panni da casa, più tardi andrò a fare la doccia. Adesso guardiamo cosa mangiare. Penso che mi farò questo risottino qui, non so se farlo stile cantonese, quindi con due pisellini e le uova e prosciutto cotto, o di trafficare meno il riso, mangiarlo così solo con due pisellini, c'è tanto da mettere vicino qualcosa, perché raga, mezza bustina di questa non mi arriva neanche allo stomaco, devo mettere qualcosa vicino per forza, cioè io sempre più orribile con questi capelli, poi sto caldo non aiuta. E niente ragazzi, io ho già detto al mio compagno che questo mese appena prendo lo stipendio il parrucchiere sarà la prima persona che mi vedrà. Allora in questo video vi faccio vedere, vi faccio un riassunto prima di andare a mangiare. Dovrei vedermi più tardi con la mia amica, andiamo a fare un po' la spesa insieme, voglio prendere un po' di frutta per Davide. Poi devo andare dai cinesi a comprare, se trovo la foto ve li metto qua, questi cosi che vuole la noi nei capelli. Quindi ho detto sì, cosa faccio, siccome faccio 30, faccio anche 31, scusate raga, guardavo se era il postino, no? Faccio 30, faccio anche 31, li vado a comprare, così poi quando arriva io mi sto facendo una scorpacciata di tutorial su TikTok a vedere come si mettono sti cosi nei capelli, se me la vedo male la porto da un parrucchiere e glieli faccio mettere, cioè perché sennò non so raga, c'ho un pelo qua, non so, e niente, noi ci vediamo dopo. Allora ragazzi, faccio velocemente uno svuoto alla spesa. Ho detto che non avrei comprato schifezze, in realtà poi me ne sono venuta a casa con qualcosa di schifezzoso. Allora raga, qua vabbè, a parte l'acqua che ho finito di bere io prima perché raga si muore. Questo lo tengo fuori raga, è da questo vicino, vi metterò qui la foto, ma l'avrete visto sicuramente anche durante il video, che è il coso da mettere in doccia, e lo tengo fuori semplicemente per tenere ricordato il mio compagno che li deve mettere in bagno, perché se io li tolgo da qua lui se li scorda e non me li metterà mai nel box doccia, quindi li tengo così finché lui non li mette e spero che li metta in giornata. Poi allora ho preso queste, ragazzi ultimamente ho voglia di salato, patatine, Oliver che sbadiglia sotto il tavolo. Poi ho preso questo raga, questo basmati che a me piace tantissimo, l'ho preso anche integrale, mi sa che ne ho prese 2 e 2. Poi ho preso il kebab di pollo, che mi piace. Poi ho preso, allora,
Ho preso le pappardelle, raga, lo so che c'è caldo, ma a me piace tantissimo. Infatti queste, secondo me, se le vede stasera il mio compagno, sono sicura che domani le devo fare. Anche perché sono le 2:10, non ho tempo di mettere sul ragù, perché raga, a me il ragù piace cotto tipo dalla mattina fino a tardi. Quindi no, anche no. Ho preso le uova, queste sono finite. I succhini da dare a Davide al pomeriggio quando fa la merendina, questi qua al gusto ace. Le banane, queste qua, sempre per Davide. Poi ho preso questi arachidi ricoperti gusto wasabi, quindi dovrebbero essere piccanti. Questi qua per il mio compagno, sono sicura che, ovviamente, spero che piacciono. Poi le ho prese anche al gusto chili. Poi ho preso questi biscotti qua, i cereali, per me per il lavoro. Domani faccio il mattino, quindi mi porto la colazione da casa. Raga, la roba nelle macchinette costa. Riso, come vi ho detto. Poi ho preso qualche birretta, che adesso vado a mettere in fresco, raga. Non mi prendete per alcolizzata, ma ogni tanto, quando torno a casa, magari anche dopo che finisco di lavorare, qua di là, su giù, ma anche la sera. Già, no, oddio, la sera no, però magari quando sono a casa mi faccio l'aperitivo, mi piace. Poi ho preso un altro di kebab. Poi ho preso le alette di pollo, perché poi raga, queste qua delle Amadori, della Amadori, sono buonissime, queste qui. Poi passiamo alla prossima busta. Poi ho preso questi coni sempre per Davide, questi qua sono buoni. Altre pappardelle, così magari se abbiamo ospiti le rifaccio anche a loro. Questi qua, sempre per far fare una merenda golosa a Davide. Raga, lo so che sembra che... Poi ho preso anche questi. Ho preso un sacco di... un sacco di schifezzine, ma... Poi ho preso gelati. Bustellini, qua sono solo buste. Sono sempre per Davide, che io li cuocio e li faccio mangiare. Però dicevo, raga, perché lui a volte... Dai, chi è che non dà una golosità al bambino? Poi non è che tutti i giorni io li faccio mangiare. Però mi piace che quando magari il bambino mi cerca qualcosa lo trova, ecco. Quindi siccome la frutta l'abbiamo, addirittura c'è, ho deciso di prendergli anche qualche golosità. Ci abbiamo i cracker, abbiamo i panini al latte, il cotto e quant'altro. Gelati, questi ovviamente non sono solo per Davide, anzi non sono per niente per Davide, perché Davide i gelati non li mangia, magari l'assaggia con me, questi sono per me e il mio compagno. Poi petto di pollo. Petto di pollo e petto di pollo. Boh, questa è tutta la spesa, che mi è venuta una cosa come tipo sui 70 euro, però alcune cose che non sono qui, ma ce le ho io in macchina, perché sono per mia mamma, che dopo le devo portare. Quindi questo è tutto. La candela non c'entra niente, il mio cellulare non c'entra niente. Questo è tutto. Allora, ragazzole belle, io direi di chiudere qua il video. Niente, io mi sono rimessa sta maglietta, ma mi sa che mi devo cambiare perché c'ho caldo. C'ho troppo caldo. E niente, mi vado a mettere un po' a letto perché ho mal di testa. Vado a fare un riposino di bellezza. E poi mi sveglio, sempre che io dorma, comunque. Mi alzerò verso le 4:30 che vado a prendere Davide al nido. Niente, raga, noi ci vediamo al prossimo video. Ricordatevi di lasciare un like e di iscrivervi al canale. Io vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!